Allora, spero di essere in onda perfettamente. Un saluto a tutti coloro che ci seguono. Incominciamo le trasmissioni di TV Radicale quest'oggi, domenica 28 agosto. E, appunto, un saluto a tutti coloro che ci seguono per la prima volta. Un saluto a tutti coloro che ci seguono e che sono degli assidui ormai di TV Radicale. Oggi cominciamo con un format che per TV Radicale è qualcosa di nuovo. Nulla di speciale, ma comunque ci cimentiamo, mi cimento in questa esperienza di una rassegna stampa una rassegna stampa web, una rassegna stampa che prenderà in considerazione i siti di informazione, le testate giornalistiche che sono sul web, che nonostante condividano a volte sì, a volte no, i nomi con le testate giornalistiche più note del cartaceo, della stampa del cartaceo, a volte le condividono lo stesso nome, sono in realtà sul web dei siti veri e propri sono delle testate autonome. Pensiamo appunto di vendere, e sono comunque sia delle finestre informative molto importanti che assumeranno presumibilmente sempre più peso con la diffusione di internet, anche l'apprezzamento da parte del consumatore, del navigatore di internet, di una delle caratteristiche che offre la stampa web, che è praticamente la rapidità di aggiornamento delle immagini e del susseguirsi delle immagini. Infatti è caratteristica appunto della stampa sul web il fatto di avvicendarsi con una certa rapidità nelle notizie, nei titoli, sicché mentre una stampa, un giornale cartaceo presenta appunto dei titoli la mattina presto, che poi comunque sia saranno gli stessi per tutto necessariamente sulle 24 ore, tranne casi appunto di stampe molto rari, di uscite diciamo intermedie nell'arco della giornata, ma insomma durano 24 ore, la stampa web invece è molto più dinamica, ha un'evoluzione, segue ovviamente l'avvicendarsi degli eventi e quindi praticamente può capitare appunto che nel tempo uno stesso articolo nell'arco della giornata possa spostarsi di posizione o addirittura possa scomparire appannaggio di altre notizie ritenute più importanti. I siti che ho pensato di prendere in considerazione, poi avremo il vostro giudizio di coloro che ci seguono. Il vostro apprezzamento sono appunto i siti che ritengo anche meglio, ben fatti, più ben fatti e più fruibili anche per quanto riguarda grafica e la lettura appunto da parte appunto dell'utente. E sono appunto necessariamente, fatalmente, i siti che intanto fanno riferimento alle testate giornalistiche più importanti. Il Corriere della Sera, quindi il sito del Corriere.it, il sito di Repubblica e poi vedremo anche altri a seconda del tempo e di quanto ci dilungheremo. Io mi limiterò, questa è l'ultima cosa che volevo dirvi in questa piccola introduzione, mi limiterò a indicarvi più o meno gli articoli più o meno importanti, a illustrarvi un pochino come sono sistemati in questi siti, poi ovviamente la lettura starà a voi, anche perché appunto, a differenza della web, di una rassegna stampa, per quanto riguarda la stampa cartacea, quando si fa una rassegna stampa web, il materiale, cioè l'articolo, è disponibile di per sé stesso perché sarà sul web, quindi mentre io ve lo indico voi potreste leggerlo, mentre invece quando noi sentiamo una rassegna stampa la mattina, riguardo una stampa ordinaria, stampa cartacea, non abbiamo spesso ancora comprato il giornale, o comunque sia vari giornali non possiamo averli tutti. Qua in realtà voi con internet potrete avere in linea teorica appunto volendo tutto quanti le testate giornalistiche che volete, basta cliccare l'indirizzo e in contemporanea potrete vederli. E quindi mi limiterei soltanto a indicarvi per questo motivo i titoli più importanti e magari qualche incipit, qualcosa diciamo che può interessare più o meno il mondo radicale per quanto riguarda temi e argomenti. Dopo questa breve, spero, noiosa, non troppo noiosa introduzione, passerei a prendere in esame il primo sito e quindi agevolerei, come ci insegna Roberto,
nella terminologia tecnica, il sito, appunto, il primo sito che prenderò in considerazione, che volevo presentarvi, che è il sito del Corriere della Sera, Corriere della Sera, appunto, corriere.it, che ovviamente apre, come anche altri che vedremo appunto nel corso di questa piccola rassegna, apre con un titolo molto importante relativo all'uragano, appunto, che sta investendo la costa est degli Stati Uniti, a New York, con il titolo appunto Irene declassato a tempesta, a New York non piove, gente in strada. Pare appunto che appunto questo uragano abbia avuto un abbassamento di intensità. Ci sta appunto un sottotitolo interessante, perché si inizia a fare anche un bilancio molto molto efficiente, in qualche modo, gli statunitensi in queste intemperie di catastrofi naturali. Danni per miliardi di dollari, 4 milioni senza luce sulla East Coast, 50.000 a New York, 12 morti. Quindi vediamo che, insomma, anche il sottotitolo ci dà delle informazioni abbastanza sintetiche, ma importanti allo stesso tempo. Sono ovviamente correlati le caratteristiche, appunto, della stampa sul web, ovviamente correlato all'articolo in sé, anche tutta una serie di foto e di video che mostrano praticamente come un pochino New York stia passando. A volte addirittura ci sono il collegamento con alcune TV nazionali, quindi addirittura si può seguire la diretta. Scorrendo sempre appunto il sito del Corriere della Sera, più in basso, passiamo appunto come tema il Corriere della Sera prende in esame la manovra economica. Ecco la patrimoniale della Lega, Marcegaglia, il commento della Marcegaglia è manovra depressiva. Spero che voi lo possiate vedere abbastanza bene, magari ve lo ingrandisco un pochino. E il sottotitolo è importante, si tratta sulle modifiche. Ipotesi di un prelievo oltre la soglia di 1,5 milioni. 1,5 milioni. Il carroccio preme per la tassa antievasori. Regge il veto sui ritocchi alle pensioni. Caratteristica, diciamo, che viene appunto presa in esame, è il fatto che, ecco, si tratta su queste modifiche. In pratica, questa manovra, una chiosa che potremmo fare, questa manovra che è stata proposta con un decreto e attende appunto il vaglio delle Camere. Pare che ogni giorno da parte della stessa maggioranza, quindi insomma anche di coloro che stavano alle spalle del decreto, subisce delle modifiche continue. Un po' sono le parti sociali che le propongono, un po' ci sono delle, diciamo, un po' degli scarsi gradimenti per quanto riguarda alcune proposte, come l'abolizione delle pensioni. La Lega pare si sia appunto attestata su una posizione ferrea e di assolutamente di difesa assoluta delle pensioni. Forse anche in modo, l'abbiamo sentita questa cosa, anticipato rispetto a qualsiasi proposta di ritocco delle pensioni. Quindi Tremonti, segue il Corriere della Sera, Tremonti, Eurobond unica via. Quindi, diciamo, in qualche modo seguiamo ancora, parliamo sempre di economia, la ricetta del ministro scettico Saccomanni di Banca Italia. Al momento non è soluzione percorribile. Allora, Tremonti, è interessante questa sua dichiarazione, perché sappiamo che Tremonti da sempre vicino alla Lega, in qualche modo. Una rivalutazione dei temi europei, sono diventati un pochino più europeisti rispetto al passato. E andando un pochino nel dettaglio, volevo soltanto l'incipit farvi conoscere. Il tempo di Eurobond sta arrivando, questo è il virgolettato che pone il Corriere, appunto, le parole del ministro Tremonti. Il ministro Tremonti parla al meeting di Comunione Liberazione e torna a insistere sull'idea dei titoli di Stato europei. È un'idea forte e sbaglia chi sostiene che con gli Eurobond ci guadagnano Italia e Spagna e non la Germania. Queste sono, virgolettato, delle parole di Tremonti. Tra i suoi detrattori, il direttore generale di Banca Italia, Fabrizio Saccomanni. L'Eurobond
non è la soluzione per il momento, ha detto a margine del premio Capalbio. Quindi da una frequentazione vicina alla politica, come il meeting di Comune e Liberazione, a un premio, il premio Capalbio, si rimpallano temi e argomentazioni politiche su questa manovra. Speriamo soprattutto che vi sia poi in qualche modo un'evoluzione che possa dare poi un salto di qualità a questa manovra. Volevo continuare a leggervi qualcosa per quanto riguarda le dichiarazioni appunto di Tremonti. Per il ministro dell'economia, pensare che lo sviluppo dell'economia possa essere basato sulla domanda interna è sbagliato. C'è saturazione. Se si pensa al modello export, è a rischio. Piuttosto è fondamentale la gamma degli investimenti pubblici per il bene comune e gli eurobond servono a finanziare lo sviluppo. Insomma, conclude, se prima c'era l'auto, oggi dobbiamo trovare un nuovo modello di sviluppo e l'unico modo è l'eurobond. Quindi in qualche modo ci pare di capire che si aspetta una spinta da questa struttura che è l'Europa, che serva per stimolare la crescita interna. A questo punto ci viene da pensare se questa manovra, allora, una sorta di, che sia, queste parole di Tremonti siano una missione interna implicita, anzi, di incapacità di questa manovra di stimolare questa ripresa. E poi vabbè, ci sta il riferimento di Tremonti alla posizione tedesca, che sarà sempre contraria all'introduzione degli eurobond. Questa è una polemica interna che poi dopo vi lascio appunto al vostro approfondimento. Volevo continuare a parlarvi del Corriere.it e passare praticamente agli altri articoli che sono appunto meno in vista in qualche modo. Ed è importante, per esempio, ecco, quello che potrebbe sembrare una cosa, un dettaglio, ma insomma che ha la sua importanza, a cavallo tra la cronaca, parla appunto dell'inchiesta su Penati. Il titolo di Corriere.it: ho pagato 3 milioni di euro chiesti da Penati e anche da Oldrini. Il costruttore Pasini accusa anche l'attuale sindaco di Sesto. Lo scambio tra Palaghiaccio e area ex Marelli. Oldrini mandava il nipote di Cossutta a sollecitarmi. Quindi in qualche modo la rosa dei nomi, e anche nomi abbastanza noti, si allarga. Senz'altro è un qualcosa di abbastanza problematico per il PD. Ricordiamoci appunto che Penati era un stretto collaboratore fino a poco tempo fa di Bersani. Ovviamente un'attenzione ovviamente il Corriere della Sera la pone anche sulla politica estera, su ciò che sta accadendo in Libia, e quindi un articolo sulla Libia che recita in questo modo: i ribelli con Gheddafi non trattiamo, nuova strage del Rais, 170 bruciati. Questo poi dopo vedremo anche un altro sito per quanto riguarda la situazione in Libia. Pare appunto ci siano dei portavoci che dicono che il colonnello voglia negoziare. Infatti appunto ci sta un virgolettato, un portavoce del colonnello, non meglio identificato, pare che dica, che dichiari, è ancora in Libia e vuole negoziare la transizione. Ora, questa è una cosa abbastanza importante per quanto riguarda, io credo, anche il mondo radicale, da sempre ovviamente, come sappiamo, contrario agli accordi italo-libici di amicizia, credo che sia stata l'unica forza dell'opposizione a votare contrariamente, ma è importante anche perché sento appunto di dover fare questo richiamo, perché potrebbe appunto accadere, spero ovviamente di no, che il colonnello sia vittima di qualche poi alla fine regolamento di conti interno, di qualche processo popolare o qualcosa del genere. Non sarebbe certo un modo per chiudere la fase iniziale della rinascita della Libia, cioè la parte diciamo della rivolta, perché poi in realtà sarebbe un trampolino, l'inizio di una nuova era.
e probabilmente io, cioè io penso, opino che insomma non sarebbe un granché bello, non sarebbe bello che si finisse come è successo in Iraq con Saddam Hussein. A parte poi dopo gli altri articoli del Corriere della Sera, il Corriere.it, che poi dopo vertono anche sulla chiusura della stagione quasi turistica, eccetera, e contro l'esodo e così via, vorrei passare a questo punto a Repubblica, che presenta un sito molto, molto ben fatto e molto ricco, anche abbastanza pesante come caricamento. È un sito che propone praticamente un menù abbastanza ampio, soprattutto per quanto riguarda la politica e la cronaca. Vediamo un pochino, ecco qui, lo potete vedere. Ovviamente l'apertura obbligatoria sulla minaccia appunto a New York proposta perché presentava appunto l'uragano Irene, e pare anche qui in qualche modo che se ne parli come una vicenda passata. Si parla appunto di 12 vittime, come potete vedere, spero che appunto anche qui possiate vedere, magari ve lo ingrandisco un pochino. Si parla di 12 vittime, però nello stesso tempo si parla appunto di un qualcosa che è passato, quindi già sta con la mente alla ricostruzione, alla conta dei danni. Manhattan allagata, cita sempre il sottotitolo. Ci sono appunto dei reporter che sono nella bufera, e il dramma ovviamente degli homeless, cioè delle persone appunto senza casa. Anche sulla Repubblica, scorrendola, passando alla politica estera in Europa, si parla appunto di Gheddafi in tono praticamente cioè nel senso che sia disposto a trattare. Si aggiunge anche un altro virgolettato, anche qui i virgolettati poi quando non sono attribuibili a qualcuno, qui il Comitato di Liberazione ovviamente della Libre Nazionale si attribuisce al Comitato Nazionale appunto questo virgolettato, negoziato solo se si arrende. Questo insomma in qualche modo fa capire che probabilmente ormai stanno effettivamente molto molto vicini a scoprire dove sta, ma potrebbe anche far pensare che invece non, quindi un po' aperta l'interpretazione, potrebbe anche essere che non sanno dove sta e lanciano queste offerte per invitare un pochino a porre fine a questa caccia che ripeto potrebbe anche avere una conclusione poco, diciamo, poco non violenta, ecco, non vorrei aggiungere altro. Tra le altre cose, sempre su questa vicenda, è interessante sapere, ma questo è classico del crollo dei regimi, che cominciano a venire fuori tutte le nefandezze che si hanno provocato. E in questo caso la voce è delle Amazzoni. Le Amazzoni sono praticamente le donne che componevano il corpo di guardia di Gheddafi, sempre molto ammirate nelle varie, che si portava sempre appresso nei vari viaggi all'estero del Rais. Le Amazzoni accusano il Rais di stupro, e quindi ci sta anche quest'altra vicenda abbastanza drammatica che poi in qualche modo verrà approfondita, speriamo, e verrà fatta chiarezza anche su questo. A fianco di questo articolo è importante notare che Repubblica dia voce in qualche modo ai vescovi. Adesso io vi posto e cerco di farvi vedere con uno zoom minimamente soddisfacente. Ecco la voce dei vescovi che dice: stanate gli evasori, la Chiesa già paga abbastanza. Qui passiamo ovviamente alla materia economica, passiamo a una questione che si sta facendo sempre più una voce, diciamo, abbastanza sempre più forte, che è quella appunto partita da un gruppo vero e proprio su Facebook, che chiedeva appunto alla Chiesa in realtà di pagarci, era così, recitava: la Chiesa pagaci tu la manovra finanziaria, e che più tecnicamente, poi dopo se andiamo a vedere, è molto molto simile a una vecchia battaglia radicale, che è quella appunto dell'abolizione delle esenzioni
per la Chiesa e per le Chiese. Questo dobbiamo dire, che ovviamente sarebbe un discorso che verterebbe anche per altre Chiese. Volevo appunto darvi qualche piccolo indizio sul tenore dell'articolo, e vi leggo appunto appena qualche passo. Allora, chiaramente si richiama a un intervento che compare anche sul quotidiano della CEI. La Chiesa paga già tasse dovute. La vera emergenza è sanare gli evasori fiscali. Così oggi Avvenire torna sulle polemiche relative ai presunti privilegi fiscali della Chiesa, oggetto anche di una forte mobilitazione in rete, ed è quello appunto a cui accennavamo, rispondendo al segretario dei radicali Mario Saderini, tra i principali promotori della campagna anti-esenzione ecclesiastiche, che ieri aveva detto: non vogliamo tagliare i fondi a parrocchie e Caritas, ma solo far pagare le tasse a tutte le attività commerciali degli enti religiosi. Quindi Saderini appunto viene citato come segretario di Radicali Italiani per appunto come portavoce di questa battaglia, che insomma è direi abbastanza antica, se vogliamo, portata avanti dai radicali, e degli ambienti cattolici, anche politici cattolici, era passata questa informazione, questa falsa affermazione che i radicali volessero far pagare non so che cosa alla Chiesa, quando in realtà l'obiezione era quella di far pagare la Chiesa per quanto riguardava le attività commerciali, e soprattutto l'accertamento di queste attività, quali fossero commerciali, quali non fossero commerciali. Spesso attività commerciali diventano non commerciali per la presenza magari di una cappella, insomma bisognerebbe perlomeno avere trasparenza sulla cognizione. Poi parliamo, ci sta anche il discorso del patrimonio immobiliare, che è molto importante per quanto riguarda appunto esenzioni. Volevo continuarvi appunto a leggere un attimo questo articolo. Il Quotidiano Cattolico scrive: da almeno 4 anni dimostriamo, dati alla mano, che gli enti religiosi che producono reddito pagano già tutte le tasse dovute. Chi non lo facesse sbaglierebbe, e i comuni hanno gli strumenti per accertarlo. Piuttosto, continua il corsivo, secondo noi, che esprime la linea del giornale della CEI, il segretario dei radicali spieghi come concilia la sua volontà di non voler tagliare i fondi a parrocchie e Caritas con l'attacco suo e del gran maestro del Grande Oriente d'Italia, che è una loggia massonica, l'attacco appunto all'8 per 1000. E anziché prendersela con il mite popolo delle parrocchie, additando l'italiano stanco e triste, impaurito, il facile diversivo del mostro cattolico, cacci fuori qualche idea per sanare il gatto e la volpe, che evadono le tasse e se la ridono. Sì, come vi dicevo appunto, è una sorta di riduzione. I radicali, tra le altre cose, non si sono mai scagliati contro le parrocchie, anzi sono sempre stati molto solidali con parroci, possiamo parlare di, insomma, o con persone in vista anche, ma anche non solo, nell'ambiente cattolico ecclesiale, che provengono dalle parrocchie, penso a Don Gallo per esempio, ma uno di tanti altri, che svolgono un servizio sociale in un territorio di frontiera. Non è certo a loro che i radicali si sono rivolti appunto nelle loro richieste, semplicemente a partire di trasparenza. Senza appunto dare ulteriormente peso a questa cosa, vorrei passarvi a illustrare un attimo un altro sito importante di un quotidiano storicamente romano, che è il Messaggero. Il Messaggero, ovviamente, l'apertura è sempre sul tifone, appunto sul tornado di New York, Irene, che è appunto che è stato declassato a tempesta tropicale, diciamo declassato. Io mi chiedo tanto, una tempesta tropicale di questo tipo cosa potrebbe provocare in Italia. Ne abbiamo già abbastanza parlato. Vorrei appunto eventualmente scorrere, ecco, un attimo il sito del Messaggero e arrivare appunto di nuovo a parlare a citare il fatto che in una posizione abbastanza niente di diciamo di visibilità si continua a parlare di penati, anche in questo sito si parla di penati, il PD dice che la corruzione non deve sfiorarci, PDL dal PD indecente criminalizzazione.
Quindi ci sta un pochino questa forte tendenza alla strumentalizzazione politica di di questa vicenda, che è particolarmente, tra le altre cose, è anche pesante come entità economica, perché si parla, vediamo un pochino se possiamo trarre magari qualche informazione sull'entità del traffico, insomma, di denaro di cui stiamo parlando. Allora, Merlo intanto fa una dichiarazione. Nel PD non esiste una questione morale aperta, dice Giorgio Merlo del PD, vicepresidente della vigilanza RAI. Come d'altro canto non c'è alcun sistema illegale nel finanziamento al partito. Su questo versante le accuse della destra sono risibili. Semplicemente chi nel PD sbaglia la deve pagare, senza balbettamenti e senza equivoci. Ovviamente a questo risponde Cicchitto, PD contro Pedati per nascondere il sistema. E quindi insomma la strumentalizzazione è abbastanza forte, non sarebbe potuto essere altrimenti. Diciamo che mi pare di notare che il Messaggero, se non erro, si limita a appunto a puntare l'accento su questo aspetto della vicenda, cioè sulla strumentalizzazione, quindi sul rimpallo di responsabilità e di accuse in qualche modo. Perché non vedo, era interessante sapere, per quanto riguarda appunto Pedati, che tra le altre cose si è autosospeso dagli incarichi e dal partito stesso, era interessante vedere se ci sta una sorta di quantificazione, si parla di parecchi milioni di euro e addirittura di grosse cifre, miliardi, io ho sentito dai vecchie lire ovviamente nel passato, ma non leggo appunto una quantificazione. E quindi a questo punto vorrei passare a parlarvi di un'altra cosa, nel senso che dal sito del Messaggero, particolarmente interessante, non mi sembra vi sia altro. Il Messaggero, tra le altre cose, è un sito che ha una certa attenzione soprattutto alla cronaca. Scorgo una cosa che potrebbe essere interessante, a cavallo sempre tra la cronaca e la strumentalizzazione politica, ed è praticamente una dichiarazione di Battisti, Cesare Battisti, che è un ex terrorista appunto che sta in Brasile, che appunto non sconterà nessuna pena in Italia, e c'è una dichiarazione appunto che recita: io non mi pento di niente, sono libero e non ho paura di nulla. Non ho paura di niente e non mi pento di niente, lo afferma Cesare Battisti, ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo, in un'intervista alla rivista brasiliana Isto È. L'articolo si intitola Battisti, cittadino del Brasile. Avevo già esperienza di prigione e libertà, afferma l'ex terrorista rosso rilasciato in giugno dal carcere di Brasilia. Sapevo che dopo l'inferno della prigione c'è un altro inferno, fuori dalla cella. Battisti, che dice di vivere di collette del suo gruppo di appoggio in diversi paesi, afferma di stare portando in Brasile la lettura furiosa, ONG francese di Luz Rosa, che secondo Isto È riceve l'appoggio della Unione Europea, e aggiunge di non avere paura di niente. Sono libero, ho molto rispetto per le autorità brasiliane e spero di poter ringraziare personalmente molte persone che mi hanno aiutato, principalmente Tarso Genro. Se fosse possibile, se non incomodo nessuno, mi piacerebbe molto anche ringraziare il presidente Lula. Sì, è abbastanza importante questa cosa. Con questo volevo chiudere il Messaggero e segnalarvi invece un sito che è Tellus Folio, che riprende un articolo e pubblica un articolo di Claudia Sterzi. Siamo in tema antiproibizionista, un tema particolarmente caro ai radicali. Claudia Sterzi, colonna di TV Radicale, da sempre militante radicale, attenta all'antiproibizionismo. Viene appunto pubblicato questo suo articolo, in cui parla tra le altre cose anche di Vasco Rossi. Possiamo appunto qui, vi lascio a voi poi la lettura, soltanto l'incipit leggere, un articolo del 28 agosto, quindi di oggi. Essere un mito non è una vita facile. Essere Vasco Rossi, poi l'idolo di milioni di persone, fare 100.000 spettatori ai concerti, essere ascoltato e ripreso ad ogni singola parola che si dice, non poter fare un passo senza essere fotografato, registrato e magari spesso anche frainteso e malinteso, è un destino a doppia faccia, come tutti i destini del resto.
vi consiglio di leggerlo, di consultare appunto questo sito, che è tellusfolio.it. È molto interessante. Segnaliamo tra le altre cose che Vasco Rossi non se la passa molto bene in questo periodo, neanche per quanto riguarda la salute, alcuni problemi per cui ha dovuto annullare la sua tournée. Gli facciamo tanti auguri. E a questo punto io penso che il tempo che era a mia disposizione è scaduto. Non vorrei rubare nel palinsesto spazio ad altri. Spero appunto di ricevere appunto i vostri apprezzamenti, nel senso sia essi critiche o anche complimenti dalla chat, o insomma anche sul nostro forum di TV Radicale, per quanto riguarda questa nuova esperienza che è stata appunto la rassegna stampa, o insomma una ragionevole approssimazione di quello che sarebbe la rassegna stampa. E quindi vi rimando alle prossime trasmissioni di TV Radicale, che seguiranno